Due nomi sono scolpiti nella storia degli alpini. Il primo è quello dell'Ortigara, che nella Guerra Granda divenne il calvario delle penne nere. Il secondo è quello di Nikolaevka, dove si consumò l'annientamento delle truppe italiane impegnate nella campagna di Russia. Il 26 gennaio del 1943 ebbero inizio gli scontri che crearono un accerchiamento delle truppe italiane, ma la volontà di tornare a Baita, come scrisse Mario Rigoni Stern nelle pagine del Sergente nella neve, prevalse su tutto e gli alpini riuscirono a sfondare la sacca in cui l'Armata Rossa li aveva rinchiusi. Da lì iniziò una ritirata disumana nell'immensità della terra che già aveva rimandato indietro a mani vuote Napoleone e altri eserciti. Furono giorni di sacrificio, dolore e morte, ma anche di attaccamento alla vita e ai valori che le penne nere hanno sempre portato nel loro cuore. Giorni raccontati anche da Giulio Bedeschi nelle 100.000 gavette di ghiaccio, giorni che rischiano di scomparire assieme ai testimoni di quell'orrore, ma che vengono rinnovati grazie alla ricorrenza della Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, stabilita nel maggio dell'anno scorso e approvata all'unanimità del Parlamento. Questa giornata penso sia stata istituita proprio per avere la memoria di questo, dell'eroismo che il nostro corpo d'armata alpino ha svolto durante la battaglia di Nikolaevka. È per ricordare e soprattutto dopo per incentivare il volontariato, incentivare l'altruismo. Ma cos'è Nikolaevka per gli alpini? Noi lo viviamo attraverso i libri, attraverso quello che ci hanno riportato i nostri vecchi, perché noi non c'eravamo. Quello che mi viene in mente Rigoni Stern, che è quello che ha scritto, che ha detto che la sua più bella vittoria della sua vita è stata quello di riportare tutta la sua compagnia a casa, e penso che questo sia una cosa bella che ha detto. Noi la riviviamo attraverso i libri, attraverso la storia, i racconti dei nostri nonni. Questa è la memoria che viene celebrata ancora una volta a Marostica con l'illuminazione del castello con il tricolore.